Pronto? Buongiorno, sono... Sì? Volevo un'informazione. Per caso, il comune sta richiedendo le fatture dei pagamenti della Sogefil? Si ricorda che per qualche anno lei ha pagato riscossioni e tributi da parte della Sogefil? Sì? Per caso il comune sta mandando le raccomandate chiedendo il pagamento di questa cifra o... No, ancora qua non è arrivato niente. Non hanno chiesto nulla ancora? No. Va bene, grazie per l'informazione. Ma vediamo, ti arriva qualcosa, va bene? Arrivederci. Salve. Buongiorno signora. Per caso il comune si ricorda che lei ha pagato delle bollette tempo fa alla Sogefil? Le bollette erano comune? No, alla Sogefil, vi ricordate? Qualche anno fa? No, io mi ricordo. Cioè, c'erano da pagare delle bollette di acqua, luce, e il comune ha incaricato una società per pagare. Ma io l'avevo pagata tutte. L'avete pagate tutte, giusto? Sì, sì, l'avevo pagata tutte. Come sono arrivate le bollette io le ho pagato. Ecco, esatto. Ma poi, per caso, il comune, siccome questa società è stata denunciata e ha dato una truffa a tutti i comuni, per caso il comune poi ha chiesto di nuovo le ricevute di questi pagamenti? È arrivata una carta a casa che chiedeva le ricevute dei pagamenti oppure non è arrivata nulla? Quando paghiamo la ricevuta è natura, no? Ma poi il comune vi ha chiesto indietro le ricevute, per caso? No, a me non ha chiesto il comune ricevute. No, perché in alcuni comuni, nonostante le persone hanno pagato, il comune gli sta chiedendo le copie delle bollette e se non già le copie, deve ripagare di nuovo. Quindi, per questo. No, io hai pagato la posta, hai pagato e le ricevute le tengo. E il comune facesse ciunendo, giusto? No, se hai pagato, che mi avete chiesto? No, perché sta succedendo che in alcuni comuni mandano le raccomandate a casa e dicono guarda che se non mi dai le bollette, devi pagare di nuovo. È uno scandalo, signore. Che bella masciata, se uno ha pagato, perché deve pagare il nuovo? Hai capito? Questo è il comune. È un comune. Purtroppo. Lì non è arrivato nulla, allora. A nessuno. No, non è arrivato niente. Va bene. Io gli ho pagato, te ne hai ricevuto e basta. Va bene, molto bene, signore. Buona giornata, grazie. Grazie, ciao. Pronto? Pronto, buongiorno, mi chiamo... Un'informazione. Per caso il comune mi sta inviando dei vecchi pagamenti oppure di attestare le ricevute per quanto riguarda delle vecchie utenze? Che io sappia no. Cioè, dopo il caso Sogefil, ne è al corrente, sì, di qualche anno fa, quella società che ha truffato molti Guardi, comuni. Guardi, non saprei cosa dire, non ne so più nulla. Comunque non è arrivato nulla da parte del comune di pagare vecchie bollette o di portare le ricevute, no? A nessuno. Che io sappia no. Va bene, grazie. Prego, buona giornata. Pronto? Pronto, buongiorno signora, sono... Ho un'informazione. Per caso, il comune vi sta chiedendo la copia dei pagamenti di vecchie bollette pagate alla Sogefil? Non lo so io questo. Vi è arrivata qualche carta del comune che dice di pagare delle vecchie bollette o di fornire una copia? Ma vecchie bollette di che cosa? Di Enel, qualcosa? No, non è Enel, è praticamente per le utenze cittadine. Quali acqua, oppure spazzatura... L'abbiamo pagato, una volta l'anno li paghiamo, però non so... Ma poi è arrivata una carta che... siccome ma c'è stata una società, qualche anno fa... No, in questi giorni non è arrivata niente. Ma non è al corrente se nel paese è arrivata qualcun altro? Non vi so dire perché dove sono io qua non c'è nessuno vicino che possa domandare. No, perché se si ricorda qualche anno fa c'è stata una società che chiedeva di riscuotere i tributi per conto del comune, si chiamava Sogefil. Non vi so dire, qua in questi giorni veramente non è arrivato niente. Questa società arrivano poi le è fallita, ha dato una truffa a un sacco di comuni, e ora alcuni comuni chiedono di pagare di nuovo, come... Non vi so dire. Comunque non vi è arrivato se niente. Se volete parlare con mio marito vedo il suo cellulare. No, va bene, ma l'importante è se tanto lo sapeva se era arrivato qualche vecchio pagamento. No, comunque qua per adesso non è arrivato niente, dal comune qua non è arrivato niente. Va bene, grazie mille, buona giornata. Niente, arrivederci.